Benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi parleremo dei satelliti di Marte, sì, plurale, perché Marte ha ben due satelliti. Vedete uno schema? La Terra ha un satellite ed è il primo pianeta roccioso con un satellite. Marte, che subito dopo la Terra ne ha due, e quindi ci aspettiamo che Giove ne abbia circa tre, giusto? Sbagliato, ne ha circa un'ottantina. Però vabbè, cioè, si poteva intuire quasi uno schema. Vabbè, lasciamo stare questa cosa. Bene, sigla e poi cominciamo con i satelliti marziani. Rispetto alla Luna, i satelliti di Marte sono di piccole dimensioni e sono chiamati Phobos e Deimos. E questo fa di Marte l'unico pianeta roccioso del Sistema Solare ad avere un sistema di satelliti. Il loro nome deriva dalla mitologia greca, che ci piace essere un po' romantici e, giusto, visto che sono i satelliti di Marte, sono Phobos per sta per paura e Deimos invece per terrore, che accompagnavano in battaglia il loro padre Ares, ovvero Marte. Tali satelliti furono scoperti da Asaph Hall e percorrono orbite quasi circolari prossime al piano equatoriale del pianeta. Phobos percorre la sua orbita in circa 8 ore, che corrispondono circa a un terzo del periodo di rotazione del pianeta. Per questa sua velocità è soggetto a delle forti azioni mareali da parte di Marte, che ne determinano una costante riduzione dell'orbita e ne porteranno probabilmente alla disintegrazione, quindi alla perdita completamente di questo satellite. Mentre Deimos ci impiega circa 30 ore, quindi sì, c'è una bella differenza di periodo orbitale tra questi due satelliti. A differenza della nostra Luna, la loro superficie è molto irregolare, ma si può descrivere come un ellissoide, che corrisponde a... è un tipo di quadrica che costituisce l'angolo tridimensionale dell'ellisse nelle due dimensioni. Cosa significa quello che ho appena detto? In linguaggio profano significa che hanno una forma tipo uovo. Bellissimo la matematica come riesca a rendere molto complesso delle forme abbastanza semplici in linguaggio profano. Phobos ha un diametro di circa 22 km, mentre Deimos di soli 12. Dai loro transiti intorno al pianeta e dalle azioni mareali, cioè quindi dalla forza di gravità che agisce su questi due satelliti, si può osservare come abbiano una densità molto bassa, e ciò può essere dovuto all'elevata porosità interna, oppure a una composizione che il vede mescolarsi roccia e ghiaccio. Le loro superfici assomigliano in maniera importante alle superfici della Luna, soprattutto per i crateri e gli altopiani, che assomigliano a, appunto, in maniera importante alle superfici lunari. Deimos risulta essere il più liscio delle lune di Marte, e si pensa che ciò sia dovuto alla regolite che si è andata a depositare nei vari crateri o comunque nelle varie imperfezioni sulla superficie del satellite in seguito ai vari impatti che sono avvenuti sul satellite. Quindi appunto questa polvere che si è originata dall'impatto si è depositata su tutto il satellite, andando quindi a renderlo alla vista almeno non sferico, comunque più liscio. Phobos, invece, il maggiore dei due, è composto da un complesso sistema di striature. Si pensa che ci sia stato un impatto più importante che ha subito la Luna, da cui si sono originate numerose striature. E questo cratere è stato nominato cratere Stickney, con un diametro di circa 9 km, su un satellite quindi di 22 km, diciamo che è abbastanza importante come cratere. Cui appunto sembrano originarsi delle varie striature che noi possiamo osservare del satellite Phobos. Come già detto, dalle ultime osservazioni si è osservato come Phobos sia in accelerazione, ovvero la sua orbita piano piano lo sta portando a una riduzione, e ciò potrebbe quindi portare la Luna a uscire dalla situazione di stabilità attorno al pianeta e a precipitare sul pianeta. In realtà non sarà una vera e propria precipitazione, perché in seguito, ma all'avvicinarsi sul pianeta, le forze mareali porteranno a sbriciolare, si pensa, questo satellite e quindi a creare una specie di anello intorno al pianeta, questo rimasuglio del vecchio satellite che era, nel giro di circa 20 o 50 milioni di anni.
e saranno poi invece i rimasugli di questo anello che andranno a precipitare sul pianeta creando una pioggia di stelle cadenti su Marte, quelle che noi chiamiamo pioggia di stelle cadenti, in realtà sono i rimasugli appunto di Phobos. Mentre al contempo Deimos sta decelerando, ovvero appunto ha un periodo di rotazione, di orbita molto maggiore rispetto a Phobos, e ogni anno si sta allontanando sempre di più. Quindi è più probabile che invece questo satellite, nel giro appunto anche qua di milioni di anni, arrivi a allontanarsi sempre di più dal pianeta fino a venire sganciato da quest'ultimo e a tornare a girare nello spazio. Quindi si arriverà a un punto molto probabilmente in cui Marte non avrà più neanche un satellite. Essendo così ridotti, è molto difficile osservarli dalla Terra e, data la loro vicinanza con il pianeta, sono osservabili solo in un tempo limitato. Appunto quando Marte è in opposizione, quindi noi quando riusciamo a osservare meglio Marte, e appaiono però soltanto come oggetti puntiformi, quindi senza la possibilità di osservare le varie striature o crateri da impatto presenti sui satelliti. Se però foste molto interessati a osservarli, allora la faccenda si complica, perché innanzitutto vi servirebbe un telescopio molto potente e secondariamente dovreste prima isolare la luminosità, la luce proveniente da Marte, e secondariamente, appunto, isolato questo, riuscireste a osservarli un pochino meglio, però diciamo che è un procedimento abbastanza complesso. In pratica voi prendete la luce che arriva da Marte e ci mettete una specie di tenda, un pallino davanti, e dovreste riuscire a osservare due pallini ai lati di Marte. Ma parliamo un attimo di come si sono formate queste lune. Cioè, già per la Luna, la nostra Luna, ne abbiamo diverse di teorie e riusciamo comunque a studiarla molto bene, essendo vicina a noi. Immaginate, potete soltanto immaginare la pletora di teorie che si nascondono alla base della formazione di Phobos e Deimos. Come in ogni dibattito scientifico, appunto, la questione è ancora aperta. E, come molte questioni aperte, la maggior parte delle volte finisce a scazzottate tra astronomi che pensano di avere ragione e non accettano l'idea altrui. Tra queste, però, tra tutte le teorie presenti, ce ne sono due più importanti, ovvero la creazione oppure asteroidi catturati. La creazione, per intenderci, è un satellite piccolino che piano piano, girando attorno al pianeta, cattura sempre più materiale per scontri con altri oggetti più piccoli o per una presenza precedente di un anello, e piano piano appunto accresce materiale su se stesso grazie alla propria forza di gravità. Quindi piano piano diventa un oggetto sempre più massiccio. Mentre asteroidi catturati vuol dire un asteroide che sta girando nello spazio e viene catturato dalla gravità di Marte. Per aspetto e composizione Phobos e Deimos sembrano essere asteroidi catturati, e quindi un punto a favore della seconda teoria. Ma gli asteroidi difficilmente sarebbero venuti a trovarsi sulle orbite quasi circolari che noi osserviamo adesso, e lo studio dell'orbita di Marte sembrerebbe richiedere un tempo superiore per riuscire a catturare questi due oggetti. Si ipotizza infatti che per essere catturati questi due asteroidi avrebbero dovuto o impattarsi precedentemente, poi essere catturati quasi subito dopo dall'orbita di Marte, oppure che si siano avvicinati al pianeta con una velocità quasi nulla. La separazione quindi di questa coppia di asteroidi avrebbe prodotto la cattura di un solo dei due corpi. Infatti le simulazioni numeriche si adattano molto bene a quella che è la traiettoria di Phobos, ma non a quella di Deimos. Quindi si crea un problema. È difficile che sia stata la cattura di un asteroide. Infatti nel 2011 venne proposto l'impatto di un terzo corpo sul pianeta, che avrebbe lanciato in orbita materiale, in seguito all'impatto, materiale che si è organizzato poi a disco, simile ai dischi di Saturno, per poi riassemblarsi in una serie di piccoli oggetti, tra cui Phobos e Deimos, e questo spiegherebbe bene i valori delle orbite, dell'inclinazione e la bassa densità. Quindi si è molto propensi a seguire questa linea, però ovviamente il dibattito è ancora aperto. Nuove osservazioni di Marte, nuovi studi sui suoi satelliti potrebbero portare alla luce nuove teorie e nuove scoperte. Ma adesso parliamo un pochino della storia dietro Phobos e Deimos. Infatti tra i primi a ipotizzare che Marte avesse dei satelliti troviamo Keplero, che aveva visto che la Terra ne aveva uno di satelliti e Giove ne aveva quattro, Marte ne doveva avere o due o tre. Stiamo parlando infatti del XVII secolo, quindi sì, all'epoca Giove aveva soltanto quattro satelliti, se ne erano osservati soltanto quattro.
Plero infatti piaceva molto la geometria e ci poteva essere quindi una progressione geometrica con la Terra che ha soltanto un satellite, Marte che ne ha due, Giove che ne ha quattro e così via aumentare verso Saturno, Urano, Nettuno. Altri, poi, successivamente a Keplero, si misero alla ricerca dei satelliti di Giove, come Swift o anche Voltaire, fino ad arrivare a Asaph Hall, che scoprì Deimos e Phobos nell'agosto del 1877. Infatti, Asaph Hall si era proprio impuntato sulla ricerca di questi due satelliti e, con vari tentativi, modificando anche l'attrezzatura che aveva a disposizione, finalmente riuscì, attraverso una ricerca scientifica accurata, a scoprire questi due satelliti. Ma ecco che, una volta scoperti e quindi stuzzicata la curiosità degli astronomi, non è più possibile fermarli e tutti si misero ad osservare con più ardore sia Phobos che Deimos. Fino a metà del 1900 le ricerche continuarono, soprattutto perché si pensava che il moto di Phobos stesse accelerando, causando una riduzione del raggio di rotazione attorno al pianeta. Invece è curioso come nel 1959, per un simpatico pesce d'aprile, Walter Scott Houston affermò che i satelliti di Marte erano in realtà dei satelliti artificiali. Quindi è cominciato come un pesce d'aprile e raggiunse praticamente la notorietà internazionale, andando a preoccupare non poche persone nel nostro globo. Phobos e Deimos però sono stati studiati in maniera più importante, quindi con maggior accuratezza negli ultimi anni. Infatti, con l'avvento delle sonde spaziali che sono arrivate a studiare Marte, si è pensato, finché siamo lì, perché non studiare anche i satelliti che li orbitano attorno, giustamente. La prima sonda, infatti, a studiare Phobos furono le missioni Mariner 7 e Mariner 9 e ne determinarono quindi la forma e il periodo di rotazione. Inoltre, attraverso le ultime missioni spaziali si sono raccolte numerose immagini e molto dettagliate di questi due satelliti, soprattutto nel 2004, 2008 e 2010, con le ultime sonde più importanti che sono andate ad orbitare intorno a Marte. Ciò ci può soltanto fare immaginare ciò che ci aspetta nei prossimi anni, con l'avvento di SpaceX e delle nuove missioni che andranno a studiare Marte. Ma adesso, piccola curiosità, si sta pensando infatti di utilizzare Phobos come base per l'esplorazione umana di Marte. La sua debole gravità infatti rende più semplice far atterrare veicoli spaziali e astronauti e ogni tipo di attrezzatura. Sembrerebbe quindi tutto facile e bello, abbiamo già una base su uno dei satelliti naturali di Marte per cui far partire attrezzature e utilizzarlo. In realtà la cosa è molto più complessa perché questi due satelliti non hanno un'atmosfera e la loro superficie è direttamente esposta al vento solare. Vento solare che ricordiamo che sono particelle cariche che vanno a impattare direttamente sulla superficie. Questo cosa provoca? Provoca una ionizzazione di delle particelle della superficie, che di conseguenza presentano molti elettroni liberi. Elettroni liberi che si attaccano praticamente ad ogni cosa e se una nave o un astronauta vanno ad atterrare sulla superficie di questi due oggetti, avviene che anche una minima scarica elettrica per la loro attrezzatura potrebbe essere fatale. Di conseguenza si sta abbastanza riconsiderando l'idea di costruire una base su uno dei satelliti di Marte. Però una cosa interessante legata a questo fatto è quello del fenomeno dell'accerchiamento. Ovvero, cosa succede? Abbiamo che il vento solare interagisce con la superficie di Phobos o Deimos e, interagendo con la superficie, quindi abbiamo dell'energia, il vento solare, che interagisce con la superficie che è costituita di atomi. Questi atomi sono composti da nucleo ed elettroni. Gli elettroni sono molto veloci, molto leggeri e possono arrivare alla velocità della luce, mentre il nucleo è più lento, più massiccio, è composto da varie parti e quindi si muove più lentamente. Quello che succede è che l'energia fa rilasciare all'atomo un elettrone, uno o più di un elettrone. Di conseguenza si libera dalla superficie impattata dal vento solare un numero abbastanza alto di elettroni che molto velocemente, data la loro poca massa, vanno a girare attorno al satellite e vanno nella zona posteriore, quella non illuminata. Gli atomi, che adesso sono ioni perché hanno liberato un elettrone, quindi sono atomi senza un elettrone, anche loro seguono
il movimento degli elettroni, ma lo seguono più lentamente. E cosa succede? Che arrivano quindi successivamente e guidati dalla traiettoria degli elettroni si vanno a posizionare anche loro nella parte posteriore.